un goccio del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sei, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Bianca, non è possibile, ci deve essere un errore. Hanno chiesto di lei, signora. Vuole rispondere? No. Per favore, Bianca, senta, che cosa vogliono? Pronto? La signora adesso non c'è. Però, se vogliono lasciare un messaggio, possono dire a me. Riferirò personalmente. Sì. Ho capito. D'accordo. Certo, glielo dirò. Va bene, arrivederci. Cosa volevano? Ecco, voi avete lasciato... Mi sembra di aver capito che avete dimenticato una cosa in quell'albergo. Io avrei dimenticato cosa? Beh, ecco... Non mi hanno specificato di che cosa si trattasse, perché è una cosa molto personale. Però hanno detto che in tutti i casi la richiameranno. Hanno detto che mi richiameranno? Ma insomma, è proprio una stupida, Bianca! Ma... Perché gli ha detto che potevano richiamare? Doveva inventarsi che ero partita! Ma signora, ma io come potevo saperlo? Perché? Perché l'ha fatto, Bianca? Ma che cosa ho fatto, signora? Se ne vada, mi faccia il favore di andarsene! Ah, sì, me ne vado. Bianca! Bianca, la prego, mi scusi. Non volevo, mi perdoni. Il fatto è che ho i nervi a fior di pelle e vede, io sto male. Io... Cerchi di capirmi, io non volevo assolutamente offenderla, non volevo prendermela con lei, mi creda. Va bene. Io non sapevo. Sì, è vero, lei non sa nulla. Vede che quell'albergo è... Ecco, quello è un albergo dove pensavo di aprire... Sì, di aprire una nuova palestra. E quindi io per ora non volevo che lo sapesse nessuno. Perché avevo pensato di fare una sorpresa. Capisce? Volevo che fosse una sorpresa per Marco. Ah, va bene, signora, ho capito. Mi dispiace molto. Mi scusi, ma io... È un periodo che ho i nervi a fior di pelle, mi credo. Accidenti, ho sfogato tutte le mie tensioni su di lei, Bianca. Comunque, proprio oggi stavo pensando che dovrei aumentarle lo stipendio. È giusto che lei debba pensare alla sua pensione, ai suoi contributi. Ed è chiaro che se le aumentassi lo stipendio, lei guadagnerebbe molto di più. E comunque, se lei decidesse di voler tornare in Spagna, può andarsene domani stesso, non deve preoccuparsi. In tutti i casi, sappia che le spese sarebbero a carico mio e di Marco. Ma io non voglio andare in Spagna, signora. Ma guarda... Si calmi, Bianca. Per favore, mi ascolti. Lei non si deve offendere. Io l'ho detto solo perché pensavo che lo desiderasse. E riguardo quella telefonata, lei non deve parlarne con nessuno. Le ripeto che questa dovrà essere una sorpresa. E adesso... Io vorrei riuscire a concludere in fretta, perché, vede, mi farebbe molto piacere poter finalmente dimostrare a Marco che sono in grado di concludere un affare anche da sola. D'accordo, signora. D'accordo. D'accordo? Ciao, Margherita. Come stai, Gabriella?
E tu come stai? Ah, avevo tanta voglia di vederti. Anch'io, vieni, siediti. A me va tutto bene, e tu? Ah, sto benissimo. Pensa che Gregorio ha trovato finalmente un lavoro e mi ha regalato perfino il frigorifero nuovo. Ha trovato un lavoro? Sì. E dimmi, di che cosa si occupa? Non lo so, io gliel'ho chiesto, ma lui non mi ha detto nulla. Ah, tu lo sai, Gregorio è fatto così. Non è uno che ama parlare di sé. Io credo di sapere con chi lavora o per chi sta lavorando. Come sarebbe a dire, Gabriella? Tu non hai mai sentito fare da Gregorio il nome di Luigi Urraga? No. No. Beh, Margherita, mi è capitato di vedere Gregorio nell'ufficio di Luigi Urraga. E chi sarebbe quest'uomo? Non è una persona chiara. Luigi Urraga lavora per la società di Marco Clemente. Come te lo spiego? Fa dei lavori sotto banco. Lavori che non sono molto regolari. Gabriele, tu mi vorresti dire che Gregorio si è cacciato in un guaio? Forse ancora no, ma potrebbe succedere. Oh, Gabriella, adesso me lo ricordo. Gregorio mi aveva detto che aveva incontrato una mia conoscente, ma non ricordava chi fosse. Adesso capisco che eri tu. Margherita, aspetta, aspetta, te lo chiedo per favore. Non fare mai il mio nome, né quello di Gabriella, né quello di Rossella. Non farlo mai, per nessun motivo. Perché se Gregorio dice a Luigi chi sono io e che sono una tua amica, e viene a sapere che sei amica di Rossella Ferrer, non saprei più che cosa fare. Non ti preoccupare, cara. Puoi contare per sempre su di me. Non gli dirò nulla, te lo giuro. Mi raccomando, scopri che cosa sta facendo Gregorio con Luigi Urraga, d'accordo? Sì, Gabriella, lo scoprirò, sta tranquilla. Non ti preoccupare. Mi scusi, avvocato Benavides, ma... No, no, non si preoccupi, stavo per andare via, ero solo venuto a salutare la signora. Ripassi più tardi, Benavides. Ogni suo desiderio è un ordine per me, Lucia. Vengo subito al sodo, signora Lucia, mi hanno chiamato dalla banca. C'è qualche problema? No, nessuno, non si preoccupi. Vede, signora... Quando uno riscuote un assegno di un tale importo, è chiaro che il direttore verifichi. Insomma, questa è la prassi. Immagino di sì. Per favore, si siede. Grazie. Sono venuto per farle una domanda. Su mia figlia? Sì. Io le ho già mandato i soldi. Gliel'ho mandati immediatamente. Ha parlato con lei? Poco. Spero abbastanza per farle sapere tutto quello che desidero da lei. Sì, l'ho messa al corrente. Nel corso di questi anni io non voglio che si avvicini a mio figlio. Io voglio che sparisca. Quello che lei mi ha detto io gliel'ho comunicato. Allora, signora Lucia... Allora che cosa? Chi aveva ragione? Quale ragione? Vede, tempo fa, signora, io venni in questa casa, parlai con lei. E lei molto gentilmente mi portò a vedere tutti gli angoli di questa casa, come in un tour, che finiva in camera di Gabriella, una specie di santuario a Gabriella Martire. Signor Clemente... Signora Suarez... Non sono venuto qui per offenderla. Non intendo offenderla. No. Io l'ammiro, signora. Le giuro che le voglio bene, Lucia. Per me lei è davvero ammirevole, come deve essere una persona. Da quel giorno, circa 8 anni fa, quando io e lei parlammo nel mio ufficio, fino ad oggi, io ricordo di aver ricevuto da lei solo dignità, onestà, esempio. Però qui, in questa casa, lei mi ha sbattuto in faccia l'innocenza di sua figlia Gabriella. E siccome a me importa quello che lei pensa di me, e sono io che le do questo privilegio, e siccome io ci tengo che lei creda in me, perché io voglio che mi creda, bene, allora io adesso le farò una domanda. Perché, se Gabriella era così innocente, ha accettato quell'assegno? Mi dica, forse l'innocenza ha un prezzo, oppure è la dignità ad avere un prezzo?
Non ho voglia di risponderle, signor Clemente. Mi ha tradito, Lucia, come ha tradito lei, ma quando lo riconoscerà? Che cosa vuole? Che piangiamo insieme? Che piangiamo ancora per quel ricordo? Me lo dica e piangeremo insieme. Ma sì, perfetto. 8 anni. 8 anni con questo tormento, con questo dubbio. Dio mio, avrò fatto bene. Dio mio, ma le avrò fatto del male. Che cosa ho fatto? Forse era innocente. Sono stati 8 anni d'inferno, Lucia. Per un debito che avevo con lei. Perché le ho fatto del male, anche se non volevo farlo. Perché mi sono sentito sporco. Sporco dal giorno in cui ho preso la decisione di fare una cosa che può sembrare brutale. Questo assegno non vuol dire, non vuol dire che voglio comprare la mia libertà. Non significa cancellare tutto di lei. Non è staccarla da me per sempre, no, no. Questo assegno è solo un modo facile per ripagarla dei torti subiti. E lei che ha fatto a mia figlia, signor Clemente? Non è questo il momento adatto per risponderle, signora. Io per ora l'ho pagata. E l'ho pagata molto bene. Lucia, la mia casa è casa sua, sempre sua. Mio figlio è suo, sempre suo. Mi piace che parli con lei e che lei gli parli. Voglio che gli insegni ad essere come lei, un vero essere umano. Però Gabriella è fuori, Lucia. Per una sola ragione. Non ne è degna. Gabriella, per la prima volta in vita mia ho tenuto chiusa la bocca. Spero che tu abbia ragione. Spero di non pentirmi mai di aver taciuto, di non aver potuto rispondere come si meritava. Sono io, cara, Clotilde. Clotilde. Clotilde, qui c'è molta polvere. Bisogna toglierla. Guarda quanta polvere qui, è tutto pieno. Mercedes. Clotilde. Io vorrei andare... Vorrei andare in giro con te e con mio figlio Marco. Tu lo conosci? Sì, conosco tuo figlio, lo conosco molto bene. Marco, aiutami a togliere tutta questa polvere. Ti prego, è pieno di polvere qui. Ecco, vedi quanta polvere che c'è. Poveretta. Poveretta. Da quando sta così? Ha avuto una crisi. Una crisi molto forte, con una ricaduta. Lei la conosceva da prima? C'è troppa polvere qui dentro, troppa. Siamo molto amiche. Siamo dello stesso paese. Ultimamente siamo state spesso insieme ed era già molto nervosa. Voi avete... Avete saputo il perché è per suo figlio. Noi pensiamo che sia stato proprio questo problema ad averle scatenato la crisi. Ah, e lui, cioè Marco, lo sa che è suo figlio? Sì, signora, viene sempre a trovarla. Si preoccupa molto per lei. Troppa polvere, bisogna toglierla. È una sorpresa, ha capito, Bianca? Sì.
Amore, ho ricevuto il tuo messaggio. Prego. Eleonora, vieni con me, ho bisogno di parlarti. Bianca! Lascia, rispondo io, amore. Sì? Sì, sono io. Ecco, ero uscita un attimo. Non ti voglio chiedere come ti senti, ma vorrei solo sapere cosa posso fare per aiutarti. Compagnia, forse. Consigli, forse. Mi sento così vuota, Claudia. È come se mi fosse crollata la casa addosso. Tu conosci tutti i particolari. Da quando viene la tintoria, quando arriva Anna Maria per chiederti cosa preparare per la cena? Cosa si mangia? Cosa si cucina? Che cosa gli piacerà? E tu? Adesso che farai? Senti, perché non vieni con me? E stiamo un po' insieme a casa mia, in Svizzera. Perché non voglio fare niente per me stessa. Perché ci sono i miei figli. E mi preoccupano. Sono preoccupata per Alessandro. Ma Alessandro ha veramente tanto lavoro davanti a sé, Marina. No. Non è per il lavoro, non è per quello. Ascoltami, Claudia. Voglio dirti una cosa importante. Una cosa molto importante, perché tu sei sempre stata una donna che mi ha dato dei buoni consigli. Ma insomma, che cosa c'è? È successo qualcosa? Sì. È successo che Alessandro è ossessionato. Penso che si sia innamorato. Sì, ma questo è naturale. Si è innamorato della mia figlioccia, di Eleonora, l'attuale moglie di Marco Clemente. D'accordo. Sì, sì, passerò io. Grazie. Possiamo andare a parlare in biblioteca? Certo, ma prima non vuoi bere qualcosa con me? No. Se vuoi ti preparo un cocktail. No, adesso no. Che ti succede? Che cos'è quell'aria così seria? Perché quello che ti devo dire è molto serio. Vogliamo andare di là? Sì, certo. Allora? Andrò subito al sodo, Eleonora. Voglio parlare di te e di me. E voglio parlare con franchezza. Rossella? Io vado in centro a fare spese, perché non vieni con me? Non posso. Io e Nico andiamo a comprare delle scarpe, poi volevamo andare al cinema. No, no, ti ringrazio, ma non posso. Nico? Nico? Bene. In frigorifero c'è da mangiare. Non c'è, no, a casa. Ah, come non detto. Avverti Nico che vado ad aspettarlo in macchina. Sì, va bene. Ciao. Ciao. Bene. Ho aspettato 7 anni. Che importanza ha un'ora? Buongiorno, mamma. Buongiorno, ben caro. Alzato. Come va? Bene. Dimmi. Senti, hai saputo quello che è successo al marito di quella tua amica? Quale amica mia? Quella per la quale cucivi, la signora Marina. La signora Marina? Che gli è successo? È morto, mamma. Il marito?
Dio mio. Sì, sai, sono andato a casa sua a fare le condoglianze alla figlia. Oh, amore mio. Devo andare subito da lei immediatamente. Certo. Fai aspetta, fuori, vedo chi è. Vengono sempre quando non devono venire. Chi sarà? Buonasera. È permesso? Desidero parlare con lei, signora. Credo che stiamo evitando di dirci la verità, o almeno penso di essere proprio io a farlo. Marco. È la verità, Eleonora. La verità è che tu e io non andiamo più da nessuna parte. Qualcosa è finito, non ci sono più emozioni tra di noi. Marco. È la verità. La verità è che mi sento solo. Che questa casa è cambiata. Se non ci fosse stato adesso mio figlio, io me ne sarei già andato. Marco. Marco, amore mio. Per favore, ragioniamo, ti prego. Cerchiamo di trovare una soluzione, vuoi? Non voglio. Non voglio. Non so se non voglio o non posso. Il problema, Eleonora, non è cambiare l'arredamento. L'importante è quello che c'è dentro questa casa. E dentro questa casa ci siamo noi. Noi che andiamo avanti senza avere il coraggio di essere sinceri e dirci quello che ci è successo. A te non piace la mia vita. Io ho deciso di portare mio figlio a casa e a te non piace mio figlio. No, aspetta, questo non è vero. Va bene, tu hai ragione. Hai ragione. In fondo, perché dovrebbe piacerti mio figlio? In definitiva è solo un costante ricordo. Però questo ricordo è solo mio. Marco. Marco, amore mio. Marco. Tu vuoi separarti da me? E quando l'hai saputo? Poco fa. E lei? Non so. E tra lei e Marco? Col matrimonio va male. Qualche giorno fa lei è venuta qui ed è rimasta a casa mia. E è stato quando Marco ha deciso che suo figlio restava a vivere con lui. Forse quel matrimonio, i suoi problemi, assomigliano molto a quelli che avevi tu quando stavi con Marco. Non hanno avuto figli. Proprio così. Marina. Marco è sempre lo stesso. Quello che mi umiliò. A lui non importa niente di mandare all'aria il nostro matrimonio per sostituirmi con una rivista. Claudia. Basta, va bene, basta. Ormai appartiene al passato, non ha nessuna importanza, no. E cosa è successo fra Alessandro e... È accaduto molti anni fa. Vivevano insieme quando lui studiava all'estero. Emilio e io non lo sapevamo. Eleonora venne qui per trascorrere qualche giorno di vacanza e così conobbe Marco a casa mia. Tu divorziasti e si sposarono. Successe praticamente subito. Ma adesso sono preoccupata per mio figlio. Sono angosciata per Alessandro, sono preoccupata per quello che può succedergli. Perché Marco e Emilio ebbero quel problema e... Emilio cominciò a odiarlo perché si sentì ingannato, si sentì preso in giro. E non solo, perché si sentì truffato da parte di Marco per come andò quell'affare maledetto. E poi perché lui adorava Eleonora e adorava la sua figlioccia. E Alessandro la sente come una sfida, come una volontà di suo padre. E lei? Cosa c'è fra lei e Alessandro? Non lo so. Però, Claudia, qualcosa sta succedendo.
Qualcosa sta succedendo tra di loro, lo sento. Non ha portato il suo avvocato, signora. Oh, che strano, perché lei viene sempre accompagnata da lui. Ma io glielo ho già detto l'ultima volta. Lei e io non abbiamo niente da dirci. Quello che sono venuta a dirle non ha niente a che vedere con questa casa. Nicola, figlio mio, gli abiti puliti sono sopra il tuo letto. Vai a metterli a posto subito, per favore. Lo so, lo so. Dici sempre lo so, ma i pantaloni stanno per terra e poi si spiegazzano. E io devo stirarli, mamma, perché la tintoria è diventata carissima. Sì, 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 baci, baci, però gli abiti sono tutti in disordine. Bene, signora, mi dica. Beh, ecco, signora, io non voglio litigare. Non voglio nessuno scandalo. Ah, questa è buona, lei non vuole scandali. Bene, allora che cosa mi deve dire? Vede Alberto Benavides. Ah, no, 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 deve andare alla casa a fianco, è lì che abita l'avvocato Benavides. Senta, signora Lucia, io voglio che lei mi restituisca mio marito, Alberto Benavides. Il problema non è se io mi voglio separare, Eleonora. Il problema è se ha un senso che tu e io continuiamo a vivere insieme. Marco. Marco, amore mio, io sono tua moglie. Ma cosa diavolo vuol dire essere mia moglie? Cosa diavolo vuol dire? È lei, è vero? No, no, scusa, io non sto parlando di nessun altro. Sto parlando di te e di me. Io vengo in questa casa unicamente per vedere mio figlio. Non ho assolutamente altre ragioni, credimi. Perché la mia vita, perché le cose che mi succedono e quelle che mi sono successe ti allontanano da me. È la verità quello che ti sto dicendo. Ed è anche vero che non ti sei preoccupata di me quando sei andata a casa di Lucia a dire a mio figlio che io non ero il padre. Tu non sopporti che mio figlio viva con me. Io mi sento solo, Eleonora, mi sento molto solo. Chi lo sa? Chi lo sa, forse ci siamo sbagliati. Oppure non lo so, forse sono cambiato io, sarà così. Beh, sicuramente è colpa mia se dobbiamo per forza trovare un colpevole. Forse è così. Ma al diavolo tutti questi discorsi, al diavolo! Eleonora. Eleonora. Io voglio separarmi. Non ti sarà facile, Marco. Io non lo so se sarà facile o se non sarà facile, Eleonora, ma voglio separarmi. Ormai l'ho deciso. Il resto non conta. Quello che mi sta succedendo è che non provo più niente. E io non posso, io non mi rassegno a vivere così. La verità, Eleonora, è che tu non sei più nella mia vita. Purtroppo è così. Io non so se un giorno mi pentirò di quello che sto facendo. Ma oggi è così. Marco! Aspetta! Fammi parlare! Non devo dirti altro, ti ho detto tutto, Eleonora. Adesso no. Ne riparleremo un'altra volta. Ascoltami, amore mio. Io ti amo, non può finire così. È possibile che questo sia solo un brutto momento. Potremmo trovare una soluzione insieme per cambiare le cose. Ascolta, forse tutto può tornare come prima, amore. Forse possiamo restare insieme. Marco! Marco, per favore! Marco! Lui verrà. Deve venire. Deve venire. Calmati. Devi mantenere la calma. Tu non lo ami, Gabriella Suarez. Non lo ami, è questa la realtà. Lo fai per tuo figlio. Tutto quello che farai sarà per tuo figlio. Mi chiamo Luigi Urraca e lavoro nella società del signor Clemente. Molto piacere, Davide Rankel. Ecco, vede, signor Rankel. Oh, mi perdoni, avvocato Rankel. Ho bisogno di parlare con lei. Io veramente non c'entro assolutamente niente con la società del signor Clemente.
Tutto quello che lei vuole sapere è in mano al tribunale. No, 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 avvocato Rankel. No, la mia è una richiesta a titolo personale. Diciamo che in questo momento io non sto rappresentando ufficialmente la società. Bene, allora si accomodi pure. Si sieda. Grazie. Bene. Allora mi spieghi di che cosa si tratta, perché sinceramente, mi creda, non ho capito. Bene, lasci che le dica che io sono molto attento alla forma. Sono molto serio, mi piace la precisione. Sa, io non sono un politico. Sì, capisco. E lasci che le dica pure, avvocato, che ho un incarico molto importante nella società Clemente. Pertanto mi preoccupo per l'immagine del signor Clemente. Vede, lui è un mio grande amico. E ogni volta che si trova ad avere qualche grave problema, mi consulta, capito? Già. Io so benissimo chi è lei, signor Urraca. Bene. Meglio così. Allora andiamo subito al sodo, al problema, al dunque. Signor Rankel, lei è un uomo giovane, un avvocato emergente, almeno così mi hanno detto. Ha un futuro brillante, tanto più adesso che è fratello del signor Marco Clemente. Beh, pensavo che lo sapesse. Comunque, per il mio modo di vedere le cose, questo la fa diventare perlomeno un uomo potenzialmente importante, non crede? E allora? Io sono un po' preoccupato, avvocato Rankel, perché sembra che il caso di Gabriella Suarez lei lo abbia preso come una missione. Sì, è così, è vero. D'accordo, avvocato Rankel, ma lei non si è fermato un momento a pensare che in fondo il signor Marco Clemente è suo fratello? E lei non ha pensato che a titolo personale, come mi ha appena detto, noi due non abbiamo assolutamente nulla da dirci? No, 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 no. Lei non sta parlando sul serio, no? E senta, il fatto è che io mi sono sbagliata. Le avevo detto di andare a fianco dove abita l'avvocato Benavides. Ma no, 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 no. Quello che deve fare lei è uscire da questa casa e camminare per il viale. Va avanti per 10 isolati sul viale, poi gira a sinistra e prosegue per altri 10 isolati. Poi subito a destra c'è una salitina e lì c'è il manicomio. Lei è completamente matta, signora. Quello che gli ho detto è molto serio, signora Lucia. Ma per carità, ma che c'è di serio? Che cosa sta dicendo? Ma che sciocchezza è questa, signora? Che cosa vuol dire che io le devo ridare Benavides? Guardi, signora, io non voglio scandali. Io ho già tanti problemi. La mia vita è molto complicata. Ho dei problemi seri. Per favore, non me li complichi di più, la prego. Perché sa che cosa potrebbe succedere? Che io la prendo per i capelli e la trascino fuori da casa mia, perché lei mi sta provocando. E poi sa cosa succede? Viene la polizia, viene la pattuglia, i vicini, uno scandalo, i problemi. No, 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 senta, signora. Per favore, se ne vada da casa mia. Questa è una casa per bene, in un quartiere per bene. Signora Lucia, a me risulta che Benavides cosa le risulta? E stia attenta a quello che dice. Signora, mi risulta che Benavides vuole sposarsi proprio con lei. Oh. Anche il Presidente della Repubblica vuole sposarsi con me. Oh, no, 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 senta, no, per favore, no, no, no. I matti devono stare al posto loro, non in giro per il mondo. Adesso basta. Io inizio a contare fino a 10. Lei nel giro di un secondo se ne deve andare lontano da qui. Molto lontano, ha capito? Signora. Uno. Alberto Benavides. Due. Ascolti quello tre, che le voglio dire. La cosa sono non finisce. Quattro. Io ho avuto un figlio da lui. Sei. Mi interessa dare una sistemazione alla mia vita. Otto. Alberto Benavides tornerà a casa mia. 10. Va bene. Me ne vado. Benedetto signore, posso sapere che ti ho fatto, eh? Ci sono tanti vagabondi per la strada, tanti ladri che non arrestano mai, tanti corrotti che si divertono soltanto facendo la bella vita. E tu me li devi mandare tutti a me, eh? Che male ti ho fatto? Signore, adesso anche una matta arriva in casa mia. Ave Maria, perdonala. Oh.
Pensavo che non saresti più venuto. Per favore, c'è Alessandro. Allora, andiamo. E dove? Dove vuoi tu. Perché non restiamo qui? Perché non ho portato un pesce. La prossima volta vedrai che saremo più fortunati. Lo spero. E Nora? È andata a fare delle compere, poi andava al cinema con suo figlio. Bene, allora possiamo parlare un po'? Sì, possiamo restare a parlare. Però dopo voglio uscire, d'accordo? D'accordo, signor Clemente. Come, signor Clemente? Marco. Marco e poi? Marco e basta. È curioso. Ogni volta che ti vedo hai un abito diverso. E perché è curioso? Ti pago così tanto? No, non esattamente. E allora? Beh, è che sono sempre stata molto brava a cucire. Sempre? Sì, fin da piccola. Perché? Perché ho sentito dire la stessa cosa di un'altra. Di chi? Di Gabriella Suarez. Ciao. Buonasera, amore mio. Com'è andata? Bene, bene, tutto bene. Ho visto Andrea. Ah, sì? Sai, Giulia, sono uscita così rincuorata da lì. Oh. Di che avete parlato? Ma di tutto, amore mio, non ci vedevamo da così tanto tempo. Lui è sempre lo stesso, guarda, lo stesso di prima. Ah, ho capito. Suppongo che avrete parlato di Gabriella. Ah, Gabriella. Va bene. Oggi ho passato una bella giornata. Riccardo mi ha portato finalmente a vedere la casa. Ha comprato i mobili, tutte le cose per la cucina. Bene, tutto procede bene, per fortuna. Ah, è arrivata la dottoressa. Come stai? E tu? Io benissimo. Sicuro? Davvero? Adesso andiamo, Nicola. Sbrighiamoci. Sì. Giulia, ti ho lasciato da mangiare, un piatto freddo, così lo puoi mangiare quando vuoi. Ma adesso devo andare a casa della signora Marina, è morto suo marito. Come? Quando è morto? Ieri. E di che? Di infarto. Su, Nicola, andiamo, facciamo in fretta. Mangia, mi raccomando, eh. Ah, senti, se viene Benavides, se lo vedi, digli di aspettarmi, digli che devo parlare con... Sì, te. D'accordo. A dopo. Alessandro. Che è successo? Ho bisogno di vederti. Va bene. Vengo subito. No, no, pronto? Pronto? Accidenti. E tu che ci fai qui? Vede. È successo qualcosa? Vede, ero appena uscita dalla palestra quando hanno telefonato. Chi ha telefonato? Hanno telefonato da un albergo, dall'Hotel delle Palme, e hanno detto di aver trovato la sua carta d'identità. È chiaro, signora, che non capisco come sia andata a finire lì la sua carta d'identità, non è vero? Hai capito, Berta, dillo a tutte le vicine, a tutta la gente che conosci, di loro che il vaccino è permanente e non c'è bisogno di aspettare una campagna pubblicitaria o che lo dicano alla televisione o alla radio. Bisogna vaccinare i bambini e bisogna farlo al più presto. Hai ragione, Giulia, è proprio una cattiveria non vaccinare i bambini, non è vero? Bisogna vaccinarli al più presto, è per il loro bene, capito? Non scomodarti, sono curiosa di vedere chi è. La signora Lucia, per favore. Giulia, vogliono tua madre. Mia madre non c'è, è uscita. Io sono Irene Cifuentes e devo parlare con sua madre. Mi hai fatto innamorare.